Buona e santa giornata, cari amici. Chiudiamo la settimana, ecco, con Dorella che ci presenta oggi un'altra figura, 19enne Maria Celina, Celina. buongiorno Prego, chi era, cosa ha a fatto? tutti. Jean-Germain Castaing nacque il 24 maggio del 1878 nel sud della Francia. Quinta di 12 figli in una famiglia poverissima, subito intraprese una vita profondamente religiosa. Sin dall'infanzia una paralisi le bloccò completamente l'utilizzo di una gamba, rendendola così claudicante. Nonostante ciò, egli non mancò di rendersi utile nelle faccende domestiche e accudendo anche i suoi fratelli, soprattutto dopo la morte prematura di sua madre e dopo l'ingresso della sorella maggiore in convento. Ella frequentò la scuola presso le suore di San Giuseppe, nella sua città natale, e lo studio la condusse anche ad una vita religiosa molto intensa, nonché alla nascita del desiderio di abbracciare la vita claustrale. Tale desiderio dovette tuttavia attendere e Jean-Germain, passata all'Istituto delle Suore di Nazareth di Bordeaux, poté qui ricevere per la prima volta l'Eucarestia, dando così inizio ad una opera di perfezionamento interiore, accompagnata anche dalla sofferenza fisica. Infatti, tutte le sue cure non le portarono molto giovamento, anzi la sua malattia finì per aggravarsi. Rimase 5 anni presso le suore di Nazareth, finché il 12 giugno del 1896 fu ammessa, anche a stento date le sue precarie condizioni di salute, presso il monastero delle Clarisse di Bordeaux. La sua modestia, la sua umiltà fecero sì che le venissero anche spalancate le porte del chiostro e il 21 novembre del 1896 ella vestì l'abito del secondo ordine francescano, assumendo appunto il nome religioso di Marie Céline, di cui Maria Celina. Purtroppo tuttavia la sua salute si andò aggravando e riuscì, insomma, sul letto di morte a pronunciare i voti religiosi e il 30 maggio del 1897 spirò all'età di soli 19 anni. La fama di santità che, insomma, aveva già circondato questa giovane monaca portò l'8 giugno del 1930 all'introduzione della sua causa di canonizzazione. Il 22 gennaio del 1957 fu dichiarata venerabile e il 16 settembre del 2007 è stata beatificata. Bene, grazie. Cosa ti hanno detto le storie di queste giovani? Mi hanno fatto riflettere molto perché si tratta innanzitutto di storie molto forti e così come forte è stata la loro religiosità, tanto da portarle a scegliere la morte piuttosto che a perdere, Sì, insomma, la quei grazia simboli, di esatto, la grazia di Dio. Dio. Bene, grazie e buona giornata, cari amici. Sono i cristiani del grigio. E questi cristiani del grigio una volta stanno di questa parte, un'altra di quella. La gente di questi dicono: ma questa persona sta bene con Dio o col diavolo? Sempre nel grigio. Sono i tiepidi. Non sono né luminosi né oscuri. E questi Dio non li ama. Nell'Apocalisse il Signore a questi cristiani del grigio gli dice: ma no, tu non sei né caldo né freddo. Magari fossi caldo o freddo, ma perché sei tiepido, così del grigio, sto per vomitarti dalla mia bocca. E il Signore è forte con i cristiani del grigio. Ma io sono cristiano, ma senza esagerare, dicono. E fanno tanto male. Perché la sua testimonianza cristiana
è una testimonianza che alla fine semina confusioni, semina una testimonianza negativa.